Tutti noi siamo quello che ci hanno insegnato ad essere. Non è chiaro che pare, eh? C'è la pelle di mondiale, pega tutti? Ma la giornata del lavoro è una giornata del lavoro. Sia che sei è contadino, è muratore, o che sia giornata, a lavoro il compagno, e che c'è il compagno. Ne pensa che sei, signore, ne compagna di me. Andando a venerdì. Andando? Perché se te a Bologna, la giornata, la pega di più. Se tu a Milano, la pega di più ancora. Sei in America, da tutto quel punto. E c'è un festo, ma aspettate, mi sembra che te di qui dalla fine del mondo. Cos'hai fatto? Fa poi con top. E che capisci già? La gavagnata la roba. Non dillo al padre Dio, perché se ne è ignorante più fretta. Se sei ignorante di ignorante, la vengo a ste ignorante. Devi da fare prima, che mangiamo tutto l'anno. Buonasera a tutti. Innanzitutto aggiungiamo che Simone Bacchini è con me socio e produttore di questo film. Tania è anche sceneggiatrice, oltre a essere produttore associato del film. Buonasera, io sono Emanuela Martini e sono qui per chiacchierare insieme a loro e a voi dell'uomo che verrà, che voi probabilmente non avete ancora visto. È un film molto bello e secondo me molto importante, proprio per la storia che racconta, una storia molto coraggiosa da raccontare, soprattutto in questo periodo storico, e tra l'altro raccontata con un tono particolare, un tono che non tira mai, non tende mai all'effetto, al melodramma e neppure alla semplicità. Queste storie probabilmente le vediamo ormai di più, almeno storie analoghe raccontate in televisione che non al cinema, e quindi non tende neppure alla semplificazione, è raccontata in una maniera molto originale. La storia è sostanzialmente ispirata a Marzabotto ed è tutta ambientata in una comunità, nella piccolissima comunità montana, nella quale nel settembre, mi pare, del 44 avvenne l'eccidio di Marzabotto. Vorrei ricordarvi, ma probabilmente lo sapete tutti, che prima di questo film Giorgio Diritti ha fatto un film che ha avuto, essendo un piccolo film, ha avuto un notevolissimo successo, tra l'altro qui a Milano, credo che al Cinema Mexico sia stato che si intitola Il vento fa il suo giro. Lo dico in italiano perché in occitano non lo so dire, in realtà credo sia l'aere fai son vir. Laura fai son vir. Scusate, risolviamo prima sto. È un buon battesimo con l'acqua. Sei fortunato comunque, dai. Meglio se era vino bianco. Ma. E anche quello, tra l'altro, ambientato appunto in una comunità montana, un film comunque molto diverso come punto di partenza. Questo è un film in costume, sostanzialmente, perché è ambientato più di 60 anni fa. E la prima cosa che incuriosisce me, poi parleremo del film in senso stretto, è come gli è venuto in mente di fare un film ispirato a Marzabotto e come l'hanno scritto, visto che abbiamo qui anche la cosceneggiatrice, e soprattutto anche poi dopo Simone Bacchini potrebbe intervenire anche su quanto è stato difficile tirare insieme la produzione. L'idea di questo film nasce
in realtà parecchi anni fa. Innanzitutto io sono di Bologna, vivo a Bologna, quindi molto vicino ai luoghi in cui è avvenuta questa strage, e questo già naturalmente mi ha portato ad un'attenzione particolare. Però è stato determinante alcuni anni fa un regalo che mi è stato fatto mentre facevo un documentario, un sacerdote che era allora il presidente della Caritas, Monsignor Gherardi, mi ha donato un libro che si chiama Le querce di Montesole, dicendomi così, sarebbe bello fare un film su queste cose. Io non sapevo di cosa trattava il libro, poi l'ho letto e il libro raccontava le vicende di Montesole, quindi della strage di Marzabotto, con particolare riferimento alla dimensione, cioè, diciamo, alle figure dei sacerdoti che in quella strage sono morti e che tra l'altro erano i compagni di seminario di questo Monsignor Gherardi. Ma al di là di questo aspetto, comunque man mano la lettura del libro mi ha aperto un rapporto diverso con quella pagina della storia, perché quelli che abitualmente erano solo dei numeri si sono concretizzati invece in volti di persone, in storie, e man mano da lì è nato un percorso di ulteriore lettura e di partecipazione a queste vicende che mi ha fatto nascere proprio, vorrei dire, una specie di impegno morale. Ho sentito che era importante raccontare queste cose, ho sentito che di fronte a un evento così drammatico e importante era utile per la comunità, per l'Italia in generale, avere un punto di riflessione, che magari non fosse solo un punto di riflessione storico, e quindi non mi interessava fare un film esclusivamente che parlasse dell'evento, e tantomeno fare un film come il cinema di solito fa, cioè dove ci sono dei presunti buoni da una parte, i cattivi, e c'è il conflitto con una evoluzione di un certo tipo. La vicenda di Marzabotto invece, a mio avviso, era straordinariamente forte, perché è uno degli eccidi più cruenti di civili, e quindi in questo è anche la nostra storia, ed è un'occasione fondamentale per riflettere su come i civili non vogliono le guerre e si trovano loro malgrado ad essere coinvolti in cose che non appartengono ai loro sogni. Da lì poi man mano il lungo lavoro di ricerca, di incontro anche con i sopravvissuti, con i partigiani, mi ha via via rafforzato in questa sensazione, e cioè sull'importanza di raccontare qualcosa perché non accada più, perché ci sia dai martiri, diciamo, di quell'eccidio un segnale che serva comunque da un lato a mantenere viva l'attenzione affinché ideologie simili non prendano corpo, ma soprattutto che sia un punto di riflessione per una dimensione, diciamo, di pace, per una ricerca di attenzione da parte di tutti noi verso la difesa della vita. Io volevo passare un attimo la parola a Tania Pedrone, che appunto è la cosceneggiatrice. Mi vorrei focalizzare su una cosa. Una delle cose molto belle di questo film, secondo me, è che tutta la vicenda, tutta la vita che precede, perché poi in realtà la parte più corposa del film è accentrata sulla vita che precede l'eccidio, è sostanzialmente visto soprattutto attraverso gli occhi dei bambini di varie età, ed è una grande idea, e che poi appunto dà un taglio completamente diverso a una storia che potremmo già aver visto almeno simile un sacco di volte sullo schermo. Volevo sapere come vi è venuto in mente questo tipo di taglio. Lo sguardo del film è tutto incentrato su quello di una bambina che ha 8 anni, che si chiama Martina e che è la protagonista assoluta in termini di appunto sguardo che ha sulle cose, sul mondo, sugli altri, su quello che capisce, quello che non capisce, di quello che sta succedendo attorno a lei.
attorno a lei c'è in realtà una comunità che è prima di tutto la sua famiglia, una famiglia allargata come era quella che in quei tempi c'era, quindi fatta di nonni, zii, i cugini e poi però anche tutta la comunità che è il paese dove lei vive su questa montagna dove poi avverrà l'accidio. L'idea di avere come protagonista una bambina è un'idea originaria di Giorgio, era già nel soggetto ovviamente e è stata il filo conduttore perché è non solo un bambino protagonista ma è la sensibilità di un bambino capace di guardare il mondo e di porre su quel mondo uno sguardo che è il suo ma che è anche da parte nostra la volontà che potesse diventare anche il vostro che guardate, che a qualsiasi età voi lo guardiate, quindi giovani o vecchi che siate, è anche la possibilità di ritrovare uno sguardo che è sì puro ma è anche soprattutto curioso e è capace di stupirsi, di incantarsi, ma anche forse di non trovare normale quello che non dovrebbe essere normale, perché forse una delle cose che perdendo o dimenticando l'infanzia si dimentica è che ci sono tutte una serie, tante cose con cui forse arriviamo a convivere ma che dovrebbero invece continuare a scandalizzarci, a indignarci o a farci ribellare. Ecco, per Martina è proprio è lo sguardo che ha su tutto quello che accade ed è i 9 mesi che precedono la strage. Il film inizia nel dicembre del 43 e termina nei giorni in cui si svolge la strage che è iniziata il 29 di settembre del 44 ed è durata vari giorni perché proprio è stato uno sterminio di massa che ha tolto la vita su quel monte e ha spazzato via praticamente tutta la comunità, pochissimi sono stati superstiti. E in quello che quella bambina ci restituisce è qualcosa che noi speravamo che arrivasse anche a voi come un possibile sguardo da anche recuperare su quello che succede. Quindi anche la guerra che avanza e che pian piano si insinua nelle vite delle persone in modo sempre più violento, sempre più forte, fino ad arrivare all'orrore che arriva dentro casa e travolge, e che però Martina è capace di attraversare con una forza e un coraggio che poi per noi diventava anche la possibilità di una speranza, di una vita che continua anche se l'orrore è stato così devastante. Senti, al di là appunto dell'importanza narrativa, Martina ti è stata ispirata da qualcuno di vero, da una delle superstiti? Non da una in particolare, ma da più persone incontrate che in quell'epoca avevano quell'età. Peraltro, nell'analisi diciamo più storica dell'evento, insomma, drammaticamente risultano più di 200 i bambini uccisi in questa vicenda, e quindi mi sembrava interessante che fosse un loro coetaneo a raccontarci com'era la vita, com'erano le cose. E proprio perché il film, secondo me, ha come prima ispirazione la valorizzazione della vita, cioè ciò che appunto viene contrastato e alla fine eliminato è invece quanto io cerco di raccontare come valore, come piacere, insomma, come condizione primaria dell'esistenza che va tutelata e difesa. No, ma infatti secondo me nel film, mi aggancio a una cosa che ha detto lei, è molto più sottolineato, è molto più importante che so il passaggio delle stagioni o certe immagini, beh, cioè che non l'avvicinarsi della guerra. Addirittura c'è una delle immagini che indica l'avvicinarsi della guerra, che è quella dei paracadute che scendono, che è un'immagine che proprio ti sembra proprio istintivamente collegata alla natura che è vista poi dagli occhi di Martina. Cioè mi sembrano più importanti, sì, perché gli eventi naturali, la nascita del fratellino. Certo, sì, perché comunque in generale il punto di vista suo, ma anche poi un po'
di tutta la famiglia era quello di persone che vivono la quotidianità, che allora era fatta di agricoltura, di una vita anche difficile dal punto di vista appunto dell'impegno, anche di miseria, però che aveva in sé tutti gli elementi normali anche di gioia, cioè la possibilità di giocare, la possibilità di innamorarsi, la possibilità di mettere su famiglia, insomma di migliorare la propria condizione sociale, le stesse cose che anche noi giorno per giorno cerchiamo di portare avanti. Quindi in questo era ed è bello, credo, trovare un parallelo forte. In fondo ogni spettatore, io penso, andando al cinema può sentirsi da un lato immerso in un'altra epoca, e cioè nel 44, e dall'altro può sentirsi parte di quella famiglia, cioè come se fosse lo zio che è seduto in un angolino e che segue le cose assieme a Martina, ecco. Quindi, e questo nel desiderio appunto di dare a questa, a questo aspetto la forza più importante del racconto. Facciamo dire qualcosa a Simone. Allora, quanto è complicato mettere in piedi un film così? Complicato. Ogni film, insomma, non ha le sue difficoltà. Per noi è stato molto importante nel nostro modo di lavorare, appunto, volere fortemente fare film e volerlo fare in un certo modo. Questa urgenza, appunto, di cui prima parlava Giorgio, nel raccontare questa storia che per 65 anni è stata, come dire, è rimasta lì senza essere stata raccontata, e secondo me senza essere stata troppo o raccontata, perché serve appunto la memoria e perché è da più, no? In futuro. Oggi appunto c'è un Iraq, c'è stato un Iraq, un Afghanistan, un Libano, una ex Jugoslavia e una serie di altre realtà dove si ripresentano le stesse cose in qualche modo, cioè dove civili vengono fatti fuori in un attimo e sono solo dei numeri. Ultimamente vanno un po', insomma, fuori dalla domanda, però anche Haiti, che è completamente diverso, però sono dei numeri. Allora sono 50, sono 100, sono 75, non è quello il problema, cioè il problema è che ognuno di quei 50.000, anche se fossero 8, ha un nome, un cognome e una vita che viene alzata via. Quindi questa forza e urgenza di fare il film ha fatto sì che ci credessimo veramente molto. Abbiamo avuto all'inizio un aiuto di un fondo europeo per sviluppare il progetto, abbiamo avuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale che dà accesso ad un finanziamento, appunto del Ministero, Rai Cinema, che era interessata al film, interesse che ci ha confermato dopo aver avuto il finanziamento ministeriale, e poi altre realtà, una fondazione bancaria di Bologna, la Cassa di Risparmio, la Fincommission Toscana ed altri, siamo riusciti a mettere insieme un puzzle di finanziamenti e contributi. Noi come Arancia Film abbiamo fatto
anche un forte investimento, siamo riusciti appunto ad arrivare a chiudere il film. C'è stato anche un apporto importante sulla realizzazione da parte dei comuni dove siamo andati a girare, perché hanno dato per quello che riuscivano un forte sostegno anche logistico di scienza del territorio dove eravamo, ecco. Posso aggiungere una cosa, perché magari per gli addetti ai lavori una cosa che si sa, invece per un pubblico più fuori non si sa, ma questo è un film che, come diceva Simone, ha ricevuto come primo finanziamento importante il contributo ministeriale, che è un prestito. Se il film funziona, noi siamo impegnati, lo dobbiamo giustamente restituire. Ed è importantissimo, un film come questo, con questo tema, fatto in questo modo, difficilmente, e con questo costo, perché è un film costoso, è un film impegnativo, chi di voi lo vedrà, vedrà in quanti luoghi il film è stato girato, quante comparse, le scene di massa, in costume, quindi un film costoso, e difficilmente sarebbe arrivato in fondo senza che il Ministero avesse deciso che era un progetto da sostenere e da aiutare anche finanziariamente. Poi tutto il resto si è messo insieme, ma perché il Ministero per primo ha dimostrato di crederci. E questo, quando si dice che appunto al cinema vengono dati finanziamenti, che è un'industria a perdere, che insomma si fanno a volte facili polemiche, oppure che magari c'è molto sperpero di denaro, a volte è vero, però ecco, un film come questo difficilmente senza il contributo del Ministero avrebbe visto la luce. Io credo che invece sia anche su progetti come questi che forse ha proprio senso che il denaro pubblico venga messo, poi con i meccanismi che sappiamo, e che quindi insomma, è un prestito, però è stato preziosissimo. E l'allora direttore del Ministero, Gaetano Blandini, che ha tanto sostenuto il progetto perché lo trovava di qualità, perché credeva in Giorgio, ha creduto nella storia, non sono cose scontate, sono cose che fuori dagli addetti ai lavori non si sanno, però invece è stato veramente importante. Questo film ha un'altra caratteristica: come Il vento fa il suo giro era parlato per direi due terzi in occitano, questo è parlato in dialetto bolognese, direi piuttosto stretto. E allora, volevo sapere una curiosità, cioè se tutte le copie escono con i sottotitoli, alcune no? Escono tutte con i sottotitoli. Chi vuole può non leggerli. Io l'ho visto in DVD senza sottotitoli perché sono dell'area. Quindi... No, sì, su questo, come dire, non è stata una scelta facile per molti aspetti, si può immaginare. Però alla distanza, come si suol dire, cioè a film finito, a film visto, a film mandato al Festival del Cinema di Roma, dove vince il premio del pubblico oltre a un premio della giuria, vince il premio la miglior gioventù della giuria dei giovani, per quelle che sono le anteprime fatte fino adesso, la scelta è giustissima, nel senso che lo spettatore in realtà, anzi in questa ha una straordinaria ha un aiuto, uno straordinario coinvolgimento ulteriore rispetto a ciò che già di interessante c'è nella ricostruzione degli ambienti, le scenografie, i costumi, eccetera. L'idea che ho sempre avuto era di regalare la sensazione allo spettatore di entrare nel 1944, di fare una specie di viaggio nel tempo, come dicevo prima, di diventare parte di quella famiglia. E a quel punto la dimensione linguistica era giusta, fondamentale, perché ti fa sentire dei suoni che sono di un altro tempo, ma anche ti dà una dimensione delle gerarchie familiari che diventano diverse, i dialoghi sono più stretti, poche cose dette secche, chiare, definite. Tante volte basta l'intenzione, anche se non si intuisce il significato proprio esatto della parola. Quindi il film in questo ha
secondo me, un grande vantaggio a dispetto magari di quello che potrebbe essere un'analisi commerciale a freddo fatta da, così, dall'esterno. E la conferma, ripeto, è avvenuta da tutte queste anteprime fatte e soprattutto anche dal primo del pubblico di Roma. Tu lo parli correttamente il dialetto bolognese? No, io non parlo. Hai no, avuto la cosa curiosa, consulente linguistico? È curiosa questa cosa perché ho fatto il film, appunto Il vento fa il suo giro, e l'ho anche scritto assieme a una persona occitana, non quindi parlando, non parlando l'occitano, però comprendendo abbastanza, dopo un po' mi è diventato familiare, insomma. Il bolognese certamente lo conosco molto perché sono nato a Bologna, poi per motivi di lavoro di mio padre ho girato un po' l'Italia, sono tornato a Bologna e qualcosa si prende su, però sono più le cadenze, alcuni termini gergali, così. Invece il film è parlato tutto in dialetto, quindi... Insomma, e poi tra l'altro è dialetto di montagna. Di montagna, e come si sa i dialetti, non so, adesso la distanza qui tra Bergamo e Milano è tantissima, ma io penso che un po' di anni fa tra qui e Rogoredo c'era una differenza dal punto di vista dialettale enorme, no? Cioè fino a quando non si è diffusa la società cosiddetta della comunicazione, o quella dei viaggi, l'identità linguistica era veramente caratterizzata quasi da un paese, cioè un insieme di case aveva un dialetto, l'insieme di case a pochi chilometri di distanza già qualche parola magari la modificava o aveva in alcuni casi un'intonazione diversa. Quindi, però io credo che al di là di questo appunto c'è secondo me un linguaggio universale che va al di là bene della dimensione linguistica, quello dei gesti umani, dei rapporti, delle relazioni e soprattutto delle emozioni. Io, avendo avuto il piacere e anche il dolore in certi casi di incontrare i sopravvissuti, ho avuto da loro questa forte emozione e questo è stato l'elemento che ho conservato dentro di me, ho cercato di valorizzare, di mantenere sempre vivo e attento, quindi il film doveva funzionare non perché era parlato in un modo o nell'altro, ma perché c'era un filo comune di emozione data dalla poesia, dalle sensazioni, dall'affascinazione appunto di un tempo che fu per certi aspetti e anche dal significato che ogni tanto esce fuori con forza rispetto a valori, a modo di sentire la vita che, come si diceva prima, oggi magari diamo per scontati, ma che forse si sono anche un po' persi. Senti, l'altra caratteristica è che ci sono solo, credo, 3 o 4 attori professionisti, mentre tutta la maggioranza degli altri personaggi e tutti i bambini, credo, sono attori, mi viene presi dalla strada, mi viene, ma... Come li avete scelti, come avete lavorato con loro anche? Cioè, pensavo proprio anche al parlare in dialetto, quanto è stato lasciato anche nei dialoghi all'improvvisazione? Ma non si è improvvisato, cioè si è lasciato un po' all'improvvisazione nella dinamica di un adattamento appunto, cioè di un asciugare, cioè spesso quando si scrive per necessità si tende magari a scrivere qualcosa in più, poi si cerca sia nelle riprese che nel montaggio di rendere le cose ancora più sintetiche perché siano più comprensibili. Lavorare con i non attori è per me abbastanza naturale e in questo caso unire a loro degli attori diciamo riconoscibili e bravi è stato un arricchimento. Inoltre la scelta linguistica ha favorito la creazione di un gruppo omogeneo perché gli attori diciamo più affermati che avevano comunque la persona che insegnava loro il dialetto eccetera spesso si rivolgevano alle persone del posto chiedendo conferma sull'intenzione eccetera e altrettanto i cosiddetti non attori ogni tanto andavano a chiedere un consiglio ad Alba, Maya per capire se era andata bene se così. Quindi secondo me si è creato un bel gruppo. Il segreto poi penso per un film di questo tipo che non è cinema e basta, ma è un'esperienza anche umana di condivisione che passa attraverso la realizzazione e poi va al pubblico, il segreto è il clima appunto che si crea, cioè il fatto di fare un'esperienza che diventi esperienza di vita come raccontarsi le cose tra amici, condividerle e poi cercare di trasferirle ad altri amici.
Grazie Marco. Per Giorgio, Tania e Simone. E per Milano.